Io sono Luciano Governali e sono un dottore di ricerca in storia contemporanea e un archivista. Negli ultimi 2-3 anni mi sono occupato di terrorismo, neofascismo, massoneria e tendenzialmente strategia della tensione dagli anni 70 ad oggi, ordinando le carte di alcuni importantissimi fondi. Questo lavoro ha contribuito a rendere questo posto, l'Archivio Flamini, uno dei più grandi centri di raccolta e documentazione su questo tema. L'archivio Flamini è unico nel suo genere perché è l'unico archivio in Italia che raccoglie in modo diciamo organico la documentazione sul terrorismo, lo stragismo, la criminalità organizzata in Italia. Il progetto di Luciano Governali si inserisce perfettamente negli obiettivi dell'archivio. Il progetto sulla P2 nasce dall'esigenza di non solo completare l'ordinamento e la descrizione di alcuni importanti fondi archivistici qui conservati, ma soprattutto di creare una prima mappatura, un primo censimento delle fonti a disposizione in giro per l'Italia per lo studio storico e storiografico della loggia massonica P2. L'idea di censire e rintracciare le fonti per metterle a disposizione degli studiosi e far sì che abbiano un riferimento ci sembra un'ottima idea e anche funzionale appunto a quello che noi facciamo. Il lavoro d'archivio è un po' un lavoro in miniera, molto anche ripetitivo. Si scende giù, letteralmente, si prendono quelle che noi chiamiamo buste, sono faldoni, e si devono leggere carta per carta, bisogna riconoscere chi l'ha scritta, perché l'Archivio Flamini si è dotato e ha come software di riprogrammazione forse il più avanzato che esiste in questo momento in Italia, che è Arianna, che consente di applicare tutte quelle teorie sull'interconnessione di dati, di informazioni, di metadati sul web che ho studiato ed elaborato nel corso di un anno e mezzo di formazione prima e di internship dopo. La collaborazione con la Scuola del Patrimonio nasce su stimolo di Luciano Governali, quando ci propone questa idea anche di unire due istituzioni che collaborano però per un unico scopo, che è quello di incentivare delle idee che rendano fruibile il patrimonio. È una collaborazione che noi vogliamo continuare a tenere viva perché crediamo sia fondamentale e sicuramente sarà uno strumento molto utile per gli studiosi.